All'interno della scuola non esiste la raccolta differenziata, infatti mancano i contenitori appositi per riciclare i vari materiali, come la plastica. Cosa ne pensa la preside di tutto ciò? Vado? Ilia del Recipient per la collezione dei déchets. No, li avevamo fino a poco tempo fa. Purtroppo comportamenti non adeguati di molti alunni ci hanno obbligato a disfarcene perché nel recipiente di carta tante volte abbiamo trovato, non so, la plastica della pizza, quindi sporca di pomodoro, che rendeva impossibile il riciclaggio del prodotto, della carta in questo caso, e si erano talmente sporcati che abbiamo dovuto togliere. O on jette les déchets en plastique? Anche questo, per ora non c'è l'indifferenziata, anche perché ancora i cassonetti qui fuori la scuola sono indifferenziati e quindi va buttato tutto insieme. Questo chiaramente rallenta moltissimo questo processo sia di educazione, che è la prima cosa, e sia poi effettivamente di smaltimento dei rifiuti nella maniera corretta, come ormai credo in tutte le nostre case siamo abituati a fare. O non consumo più di plastica ici au lycée? Sicuramente al bar vengono acquistate bottigliette di acqua, di tè o quant'altro. Purtroppo gli incartamenti, che sono appunto pizzette, ma anche merendine, che spesso sono avvolte in plastica, contribuiscono a una grande produzione di plastica nella scuola. Come un po' risolvere d'après questa situazione? Qua ci vuole la collaborazione di tutti gli studenti, quindi dobbiamo fare un grandissimo lavoro ancora di sensibilizzazione in maniera tale che effettivamente si possa pensare anche di acquistare, quindi non recipienti che ci sono stati dati dalla provincia, eventualmente di acquistare recipienti idonei per fare lo smaltimento. Chiaramente questo comporta anche un lavoro diverso da parte dei collaboratori scolastici, quindi più siamo bravi nel fare noi a monte il lavoro, dividendo, correttamente smaltendo tutto il materiale che produciamo ogni giorno, che è tantissimo, questo vale per esempio anche per la carta, e più possiamo avere la collaborazione da parte dei collaboratori che devono poi pulire e smaltire queste cose. Chiaramente è un lavoro sinergico che tutti insieme dobbiamo fare, partendo da noi naturalmente, ma anche andando avanti fino all'ultimo degli alunni, anche quello più riottoso a seguire certe regole, perché altrimenti basta uno che non fa quello che deve fare, che si perde tutto il ben fatto da parte di tutti. Quindi è soltanto la capacità un po' di tutti noi di riuscire a sensibilizzare gli alunni e di tutti gli alunni di riuscire a capire che questa è una cosa importantissima per tutti quanti noi. E nella scuola, come in qualunque altro ambiente in cui si convive più persone, solo l'unità di intenti ci può aiutare a risolvere i problemi. Vi conto proprio sulla vostra collaborazione per questo. Spero di riuscirci tutti insieme. Ça va? Nella nostra scuola lo spazio più ampio all'aperto è il cortile, dove possiamo trovare parecchi rifiuti essenzialmente di plastica che vengono gettati a terra. Questa mancanza di attenzione da parte del corpo scolastico causa danni all'ambiente. Se si buttassero questi rifiuti negli appositi secchioni, partendo da una situazione quotidiana come quella scolastica, si imparerebbe ad essere più rispettosi nei confronti dell'ecosistema nel futuro prossimo. Facciamo un giro nelle nostre case. Il fondamentale della giornata, come la colazione, ho già utilizzato abbastanza plastica. Un po' troppo di plastica, no? La bottiglia del latte, i pacchetti delle merendine, le vitamine e il pacco dei biscotti. Durante il compleanno di mio fratello ho potuto notare che tutti i suoi amici prendevano ognuno parecchi bicchieri in plastica e la festa è durata un'ora. Hamburger con il pane, delle caramelle e del gelato. Quanta plastica si può trovare? I piatti, i tovaglioli, la bottiglia dell'olio, le buste dei piatti, dei bicchieri e delle caramelle e la vaschetta, del gelato e della panna, ma anche il pacchetto del pane. Incredibile! Adesso andiamo in bagno.
La maggior parte dei prodotti cosmetici che utilizziamo ogni giorno sono presentati in contenitori di plastica. Anche le spazzole per capelli, il phon e la piastra sono in parte fabbricati con plastica. Ma conoscete questi due simboli che possiamo trovare sui contenitori dei cosmetici? Questo simbolo ricorda una regola di buon senso, semplicemente che i rifiuti vanno gettati in un bidone e non sulla strada o in natura. L'altro simbolo, molto comune, che possiamo trovare facilmente è il punto verde, con la sua doppia freccia che evoca un ciclo infinito. Attenzione, il logo è ingannevole, perché significa soltanto che il prodotto partecipa al programma di valorizzazione degli imballaggi domestici. Il simbolo triangolare con le frecce è nato con la direttiva europea del 1983 sugli imballaggi. Esso può significare due cose, che la confezione è riciclabile, ma non necessariamente riciclata, o una parte del prodotto è fabbricato con materiali riciclati. Voi non vi siete mai posti la questione, anche quando facciamo sport, siamo a contatto della plastica? Ebbene sì, anche là, la plastica è onnipresente, nelle sale della ginnastica, nei parco giochi, eccetera, dalle piccole bottiglie d'acqua o bevande energetiche agli attrezzi, macchine e materiali utilizzati in tutti gli sport e per realizzare gli abiti da sport. Ma vediamo alcuni esempi. Si può trovare la plastica nel basket, ad esempio il canestro, il tabellone, la rete e i palloni. Si può trovare la plastica nel tennis, ad esempio la racchetta, la pallina, la rete. Si può trovare la plastica nell'equitazione, ad esempio negli stivali del cavaliere e molto spesso nei finimenti del cavallo, come redini ma anche nella sella. Anche quando ci godiamo un momento di svago, entriamo in contatto con molta plastica che un giorno dovrà essere riciclata. Per esempio i giocattoli per i bambini sono tutti di plastica e quando si rompono non sono riciclati. E dovete sapere che una parte di questa plastica finisce nei mari. Così come gli attrezzi da giardinaggio, i sedili di uno stadio, gli apparecchi fotografici, eccetera, eccetera. Pertanto questi fenomeni, anche se limitati, contribuiscono mano a mano nel tempo all'espansione dell'inquinamento. E sì, anche quando ci si rilassa possiamo inquinare la terra. E secondo voi, nella moda, qual è l'importanza della plastica? La plastica è la base delle fibre sintetiche, è la rivoluzione del XIX secolo. Le fibre sintetiche hanno il vantaggio di asciugare molto rapidamente, poiché l'acqua li penetra difficilmente. La maggior parte dei tessuti sintetici sono anche poco elastici e spesso molto dolci e leggeri. Le qualità delle fibre sintetiche provengono generalmente dagli additivi chimici che sono aggiunti nella loro fabbricazione. Non stropicciarsi o resistere alle macchie non è naturale per una stoffa. Ma i vestiti ricchi in fibre sintetiche sono facilmente impermeabili, agili e più resistenti agli sfregamenti. Ma lo sapevate che gli indumenti intimi in plastiche avrebbero avuto un effetto dopante? Nel gennaio 2012 Tina Maze, una sciatrice slovena, è stata accusata di portare degli indumenti intimi in plastica che gli davano un vantaggio aerodinamico. Oltre alla fibra sintetica, nel XX secolo è apparsa la fibra polare, con la quale si fabbricano pullover, giacche e plaid. La fibra polare è prodotta col petrolio, seguendo lo stesso procedimento di produzione delle bottiglie d'acqua. Tuttavia, non dimentichiamo che il riciclaggio dei vestiti in poliestere, dunque in fibre sintetiche, come il riciclaggio delle bottiglie d'acqua, permettono di produrre nuove fibre sintetiche per fabbricare nuovi capi sintetici in fibra polare. Per esempio, occorrono 27 bottiglie per fare un pullover in fibra polare. Ma qualche volta la plastica diventa moda. Guardate che idea geniale hanno avuto alcuni nostri coetanei a Napoli. Un abito da sposa fatto di bicchieri di plastica schiacciati, un vestitino stile anni 60 realizzato con delle cannucce o con dei pezzi di nastro magnetico e poi ancora canottiere adornate di tappi, CD e pacchetti di sigarette. Sono le creative proposte per la moda ecologica fatte dagli studenti dell'Istituto Caracciolo Rosa del Rione Sanità, quartiere Ghetto di Napoli. Nel Museo Pan, il salotto della città, hanno dato vita a una sfilata con abiti ottenuti da materiali riciclati, come spiega la dirigente scolastica Maria Rosaria Panci. La sfilata fatta con abiti e con materiale da riciclaggio. I ragazzi hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Veniamo da un posto molto criticato. Anche noi siamo capaci, anzi siamo i primi a lanciare questo messaggio, quello di
aiutarci tutti insieme e insomma poter fare una raccolta differenziata che aiuti la città. All'evento ha partecipato anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Ora facciamo un giro in città per conoscere due strani cittadini. Il cattivo cittadino, se vede un secchione troppo pieno, non gli interessa e getta la spazzatura dove gli è più comodo. Il buon cittadino chiama i servizi pubblici quando vede un secchione troppo pieno. Il buon cittadino deve combattere l'inquinamento raccogliendo i rifiuti, soprattutto la plastica che non è biodegradabile. Ma voi sapete dove mettiamo la plastica durante le festività? Le decorazioni si trovano soprattutto nei centri commerciali e nelle vie delle città. Ma voi sapete che consumiamo 275 milioni di tonnellate di plastica in un anno, soprattutto nelle feste? Per esempio, nel Natale ci sono molte decorazioni in plastica, come per l'albero di Natale noi utilizziamo le ghirlande. Anche quando andiamo a comprare dei regali utilizziamo pacchetti di plastica. Negli ultimi anni la tecnologia ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Ci troviamo di fronte a un mondo fatto di plastica. Telefoni di ultima generazione, televisori 3D, navigatori satellitari, aspirapolvere in grado di funzionare da soli. Essa caratterizza le più grandi innovazioni di carattere elettrico ed elettronico che esistono. E sarà sempre peggio. Influenzeranno il nostro futuro. Nella vita moderna la tecnologia è indispensabile, ma attenti, più invenzioni saranno scoperte, più saranno sviluppate e più plastica sarà utilizzata. Pensate, tutti i rivestimenti per fabbricare le nuove tecnologie sono in plastica, ma dove finiscono? Dovrebbero arrivare nelle discariche, però purtroppo una parte è smaltita a dispetto dell'ambiente, mentre un'altra parte finisce in mare. Ma lo facciamo in modo consapevole o inconsapevole? Prendiamo l'aereo. Vedete sull'aereo le hostess e gli steward portano cibi e bevande su carrellini colmi di oggetti di plastica, bicchieri, cannucce, bottiglie e cibi custoditi in scatole di plastica. All'interno dell'aereo la plastica è dappertutto, contenitori, sedili, bustine di plastica che contengono, cuffie, mascherine per la notte, cuscinetti per dormire e delle bustine di plastica per il mal d'aereo. Ecco come dovrebbe apparire la natura, pulita e senza contaminazione. Purtroppo la realtà è ben diversa. Pensate che l'uomo abbia risparmiato la natura? Assolutamente no. L'inquinamento della plastica causa gravi danni all'habitat naturale della flora e della fauna. Le discariche abusive nel mondo, illegali o non, sono sempre più numerose e il loro domicilio è sempre lo stesso, la natura. Nei paesi più poveri, certo, l'inquinamento ha più probabilità di espandersi senza controllo. Ma anche nei paesi più civilizzati e industrializzati succedono catastrofi come quella. Tutto ciò potrebbe non avverarsi se soltanto l'uomo fosse più responsabile nei confronti dell'ambiente. Ogni giorno si producono enormi quantità di particolari in plastica, usati in molteplici settori. La plastica in origine è in forma di granuli, portati a temperatura tra 180 e 280 gradi. Vengono fusi e iniettati nello stampo per ottenere la forma desiderata. Il canale di iniezione viene riciclato e riutilizzato secondo le sue specifiche tecniche. Come geologo posso dire che l'ambiente è un equilibrio delicato, in cui la plastica è ormai onnipresente. Ogni giorno vengono gettati in mare e sulla terra chili di rifiuti che danneggiano il suolo, la flora e la fauna. La plastica è un prodotto molto pericoloso, perché impiega circa 1000 anni a biodegradarsi e rilascia nell'ambiente sostanze nocive che distruggono l'ecosistema. Anche in questa azienda produciamo molta plastica. Venite. Come vedete, lavorando per esempio tubi, contenitori, in questo caso, stampi e rifiuto di uso quotidiano, che raggruppiamo in un luogo, che è questo,
e mandiamo poi alla discarica. Venite. Questi sono dei big bag in cui, per esempio, vengono dedicati per lo smaltimento della plastica. Eccoli, plastica. In questo caso, per esempio, smaltiamo della terra inquinata. Questi contenitori, una volta che sono pieni, così come anche quei fusti d'olio, che sono olio esausto, vengono classificati con delle analisi chimiche particolari. A loro viene dato un codice che si chiama codice CER, e in base al codice CER viene scelta una discarica che accetta solo questi tipi di rifiuti con questo codice CER. La plastica avrà un codice CER, l'olio avrà un codice CER, e entrambe andranno però in due discariche distinte. Sono dunque responsabili di un'ampia gamma di inquinamenti ambientali, attraverso le emissioni nelle acque di sostanze tossiche, ma anche della plastica proveniente da vari settori industriali. Da tanto, le imprese sono sotto accusa per l'inquinamento, come per esempio gli scarichi oleosi, che si fermano sulla superficie delle acque e impediscono il passaggio dell'ossigeno, uccidendo animali e flora marina. Ma tutto questo non era sufficiente. Conosciamo bene gli agenti chimici inquinanti, ammoniaca, cloro, metalli pesanti e cianuro. Ma oggi dobbiamo aggiungere la plastica, sotto varie forme, dalla casetta di plastica del supermercato alle particelle di plastica evacuate con le acque sporche, che finiscono nei fiumi e successivamente nel mare. Numerose imprese scaricano i loro rifiuti direttamente nei fiumi, ma bisogna ammettere che non tutti gli imprenditori sono come i nostri due intervistati. Non sono così coscienziosi e scaricano i loro rifiuti nelle discariche a cielo aperto, totalmente abusive, senza controllo di responsabilità. Il problema dell'inquinamento industriale è stato affrontato da alcuni anni dal punto di vista legislativo, ma niente è ancora stato fatto per il controllo della plastica. Non dimentichiamo che la plastica che inquina i mari proviene per il 20% dall'industria del mondo intero, una percentuale significativa. Il vero responsabile e colpevole è l'uomo. All'inizio l'uomo non aveva problemi con i rifiuti. Quando però incominciò a evolversi, anche l'inquinamento si evolse. Il primo inquinamento fu quello agricolo. Ma velocemente siamo passati all'inquinamento del mare. Oggi si parla di inquinamento dell'aria ma anche dello spazio. Infatti l'uomo ha sempre cercato di allontanare i rifiuti il più lontano possibile, come se volesse eliminare la loro esistenza. Per di più, non si è mai preoccupato della loro sorte, almeno finché non deve affrontare situazioni di emergenza. Thank you.
Il 5% di plastica nei vortex proviene dal traffico marittimo. Una parte dei materiali non biodegradabili, come la plastica e reti da pesca, vengono scaricati in mare e rimangono a lungo integri. Vengono successivamente trasportati dalle correnti in mare aperto. In media, ogni passeggero di una nave da crociera genera un chilo di rifiuti solidi al giorno, soprattutto la plastica. Ma per le navi più grandi si può arrivare fino a 8 tonnellate in una settimana. Inoltre, questa plastica assorbe il petrolio e l'acqua di scarico delle cisterne, gettato nel mare, e la plastica diventa una sorta di spugna galleggiante imbevuta di sostanze nocive. Ora vediamo delle immagini che ci spiegheranno come si sono formati i vortex e come, con l'aiuto delle correnti marine e la rotazione della Terra, questi rifiuti sono rimasti intrappolati negli oceani. Grazie ai nostri compagni avete capito come si sono create masse di plastica nel mare, ma vediamo insieme come sono diventate isole galleggianti di rifiuti, fino a dare il nome di settimo continente alla più grande di queste isole, quella del Pacifico Nord. Difficile raccogliere questi pezzettini di inquinamento che possono entrare nell'alimentazione dei pesci e dei molluschi. In alcuni campioni di acqua marina, prelevati nel 2001 da esperti e ricercatori, la quantità di plastica superava di 6 volte quella dello zooplancton nell'acqua. Nel mondo scientifico queste isole prendono il nome di vortex. Il problema ancora più esteso si considera la possibilità che minuscole particelle di plastica siano entrate nella catena alimentare degli oceani e dunque anche dell'uomo. Secondo Anthony Andredi della North Carolina State University, la plastica che negli anni viene decomposta dall'azione del sole e dell'ossigeno si trasforma in nanoparticelle, che penetrano nell'organismo attraverso l'endocitosi, che è un processo in cui il materiale esterno viene introdotto dalle cellule nell'interno del nostro corpo. Per questo anche le plastiche biodegradabili non solo non risolverebbero il problema dell'inquinamento, ma addirittura lo moltiplicherebbero per tutti i miliardi di frammenti che penetrano nei tessuti degli esseri viventi. Nel corso degli ultimi 50 anni, l'uomo ha cambiato radicalmente la natura dell'oceano, a causa della plastica. Dalle balenottere azzurre per finire agli organismi più piccoli, come i microbi. Tutto il mondo marino è toccato. Purtroppo non comprendiamo appieno le conseguenze di questo inquinamento. Come cambierà l'ecosistema marino? Come il fenomeno inciderà sugli organismi più grandi? Troppe domande senza risposte. Facciamo una piccola cronologia dei fatti. Nonostante la documentazione scientifica esistente, è raro che la gente abbia sentito parlare di questo disastro ambientale. Le isole di plastica rappresentano una vera e propria catastrofe ecologica. Nel 1988, in un documento dell'Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti, venne dichiarata l'esistenza della grande ghiaccia di immondizia del Pacifico Nord, basata sulle misurazioni ottenute da diversi ricercatori con base in Alaska. Nel 1997 fu scoperto per caso il più grande di tutti i vortex, quello del Pacifico Nord, dal velista americano Charles Moore, composto da microdetriti di plastica decomposti in sospensione sulla superficie dell'acqua. Nel 2007 si stimava che la massa di detriti era triplicata. Nel 2012, Patrick Sun, durante una traversata nell'Atlantico a remi, si scontra col paraurto di una macchina in pieno oceano e denuncia la gravità del fenomeno. Da lì viene l'idea di tornare nei vortex oceanografici per conoscere meglio il fenomeno e sensibilizzare l'opinione pubblica. Nel giugno del 2013, Patrick Dixon riparte in mare, nel Pacifico Nord, verso la più grande distesa di inquinamento plastico che si rivela una realtà. Decide allora di programmare un'altra spedizione per esplorare gli altri vortex e chiama settimo continente il vortex del Pacifico Nord per segnare l'opinione pubblica. Nel maggio del 2014 una nuova spedizione parte per l'Atlantico Nord. Di nuovo i risultati sono clamorosi e l'allarme è lanciato presso i media. Per la prima volta un gruppo di scientifici imbarcano per studiare il fenomeno in dettaglio. Purtroppo, a causa di problemi tecnici, la spedizione fa marcia indietro.
Patrick Dexon, in collaborazione con vari istituti prestigiosi, programma due spedizioni che combineranno conoscenze scientifiche, pedagogiche e mediatiche in un impegno comune. Dal 15 maggio al 15 giugno la prossima spedizione partirà per l'Atlantico Nord e a dicembre 2015 o a gennaio 2016 un'altra spedizione partirà per l'Atlantico Sud. Come possiamo facilmente osservare da questo planisfero, negli oceani ci sono 6 vortex, lo sapevate? Ora vi proponiamo una classifica in base all'ordine di grandezza di questi vortex per farvi capire la gravità di questo fenomeno, che purtroppo non è ancora stato approfondito a dovere. Al terzo posto troviamo, pensate un po', un vortex creato da noi europei, il vortex del Mediterraneo, in cui galleggiano ben 400 tonnellate di plastica e che è la metà dell'Italia. Non è ancora il label di vortex perché è segnalato da poco. Al secondo posto abbiamo il vortex del Nord Atlantico, grande 6 volte l'Italia. Si estende dalle coste della Virginia fino alle isole Bermuda. Arriviamo a 1100 tonnellate di plastica. Al primo posto si trova il vortex del Nord Pacifico, che è 12 volte l'Italia, tra le coste del Giappone e le isole Hawaii, che sono realmente minacciate. Essendo il più grande, è quello più studiato, viene chiamato settimo continente. Vi lasciamo immaginare o cercare qual è la quantità di plastica in questo continente. Piccolo approfondimento sul vortex del Pacifico Nord. È la più grande discarica a cielo aperto esistente ed è formata da milioni di tonnellate di rifiuti galleggianti provenienti da tutto il pianeta, per una superficie che, a seconda delle fonti, varia da 700.000 a oltre 10 milioni di chilometri quadrati, come 12 volte l'Italia. È stato scoperto per caso perché si trova in una zona che offre poco pesce per l'attività e il commercio della pesca e dunque poche pescherecci si passano, poco vento per essere frequentata dai velieri. Si trova a prossimità delle spiagge delle isole Hawaii, conosciute come un vero paradiso terrestre. Le sue spiagge sono invase ogni giorno da chili e chili di plastica che si arenano sulla costa. I residenti sono costretti ad organizzare raccolte volontarie della plastica per preservare l'ecosistema e il turismo, l'unica attività economica della zona. Un angolo di paradiso terrestre è minacciato di scomparsa sotto i rifiuti plastici. Questa enorme chiazza di immondizia si trova a 10 metri dalla superficie dell'acqua e fino a 30 metri di profondità, motivo per il quale il suo contenuto è rimasto invisibile agli occhi di un semplice satellite. In effetti, la plastica piena di acqua ha tendenza ad andare verso il fondo. Morale, un inquinamento che tocca la flora e la fauna marina in superficie come in profondità. Ogni anno muoiono oltre 1 milione di uccelli e più di 100.000 tra delfini, foche e balene, un vero cimitero degli animali marini. Questo continente di rifiuti di plastica assomiglia a una zuppa di plastica costituita da macro rifiuti sparsi sulla superficie dei mari, ma soprattutto contiene piccoli elementi invisibili ad occhio nudo, senza una stessa osservazione. Filtrando l'acqua si scopre una miscela composta da piccoli pezzi di plastica che si sono frazionati, ma anche granuli di plastica simili a quelli utilizzati per realizzare oggetti di plastica. Ci arriva a parlare oggi di plankton plastica. La quantità di plankton plastica ha superato quella del vero plankton e rimette in causa e in pericolo il futuro della flora, della fauna e di conseguenza anche dell'uomo. Primo problema, il tempo necessario per la degradazione di queste particelle di plastica, stimato tra 500 e 1000 anni, e la tossicità dei loro componenti. A contatto con l'acqua, l'aria e il sole, come una spugna di plastica trasporta le sostanze inquinanti, come per esempio il petrolio. Secondo problema, come possiamo eliminare questi detriti dal punto di vista tecnico? Le nanoparticelle non permettono alle navi a motore di procedere nelle zone calde, perché entrano nei filtri dell'acqua di raffreddamento dei motori. Stessa cosa per le navi nucleari, e allora rimane solo la vela per esplorare al XXI secolo questo fenomeno? Terzo problema, chi deve pagare per la ricerca e la pulizia dei mari? A chi appartiene il mare? Ci sta anche un problema giuridico ed economico alla base di tutto questo silenzio? Ma lasciamo la parola al secondo CL per affrontare questi argomenti. Sì.
Avete capito come si è creato il settimo continente? È bene analizzare insieme l'impatto di questo flagello sull'ambiente, sugli animali e sull'uomo. Noi abbiamo visto cosa non è stato fatto, cosa poteva essere fatto e che cosa certamente cercheremo di inventarci per risolvere questo problema. Siete avvisati! La plastica non è come gli altri materiali, si degrada lentamente, vola e rimane a galla molto facilmente. Per di più è il materiale più utilizzato al mondo, per questo esiste un continente di plastica invece che di altri materiali. Infine è anche più facile da ingerire dalla fauna marina. La plastica ha una durata di vita media che supera i 500 anni. Nel corso del tempo si disintegra, ma la sua struttura molecolare non cambia. Contiene delle sostanze pericolose per l'uomo, il bisfenolo A e il polietilene teriflorato. Gli animali marini, come pesci, molluschi, presenti nella nostra alimentazione, ingurgitano queste sostanze. Per conseguenza, la nostra catena alimentare è inquinata da queste sostanze e tutto il nostro ecosistema è in pericolo. Quindi l'uomo, infine della catena alimentare, subisce anche lui le conseguenze di ingestione di plastica involontaria, perché la fauna marina costituisce una parte della sua alimentazione. Ogni anno 6,4 milioni di tonnellate di spazzatura di plastica sono gettate sulla terra e negli oceani, rendendo 100 tonnellate ogni secondo. Ci sono principalmente gli oggetti quotidiani come i sacchi della spazzatura o le bottiglie in plastica, che hanno una lunga durata di vita nella natura. Un'isola di 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti galleggiati sull'Oceano Pacifico. Questi rifiuti provengono dalle coste e dalle navi e sono nel processo di formazione. Le Hawaii sono minacciate da un grave inquinamento. Le terre e l'acqua preservate fino ad oggi dall'inquinamento comune è riconosciuto come zone protette. Sono contaminate dalla plastica alla deriva. Ma noi dobbiamo ricordarci sempre che tutta questa plastica arriva per l'80% dalla terraferma, per il 15% dalle industrie mondiali e per il 15% dall'attività commerciale. Attenzione, le immagini sono scioccanti. Che bisogna pensare di questa sabbia nociva che per gli animali marini affamati assomiglia stranamente al loro cibo? I pesci e gli uccelli marini ammucchiano nel loro stomaco delle particelle di plastica che sono impossibili da digerire. Più di 260 specie marine sono vittime della materia sospetta del settimo continente. Uno studio realizzato in queste acque ha dimostrato che il 35% dei pesci hanno inghiottito microparticelle di plastica. Uno degli aspetti più drammatici riguarda gli albatri del Midway. Gli albatri adulti pescano in mare e portano sulla terra nei loro nidi il cibo per nutrire i loro piccoli. Sfortunatamente confondono i rifiuti plastici per nutrimento e alimentano i loro piccoli con plastica, difficile da ingoiare e digerire. Conclusioni, migliaia di albatri muoiono ogni anno dalla loro nascita. Greenpeace stima pertanto che 1 milione di uccelli e 100.000 mammiferi marini muoiono ogni anno a causa dell'indigestione di plastica. Un pesce su 10 ingerisce la plastica del Pacifico del Nord. Sono 24.000 tonnellate di plastica ingerite dai pesci ogni anno, delle cifre incredibili. Dunque, è una minaccia per la vita di tutte le specie marine che diventa più grave ogni anno, come le tartarughe e i delfini, che si incastrano nelle reti abbandonate che li avvolgono in una trappola mortale che procura loro una morte lenta. La bottiglia di plastica rimane il principale nemico perché costituisce la parte più grande dei rifiuti di plastica. Prima di tutto la plastica, in generale, non dovrebbe essere lasciata al sole e alla luce, perché al contatto col sole il liquido supera una certa temperatura e libera il bisfenolo A, una sostanza nociva. Una buona pratica per salvare la nostra salute è di lasciare le bottiglie di plastica lontano dalla sorgente di calore e dal sole, ed è per questo che una bottiglia di plastica che naviga nell'oceano a contatto con i raggi solari può diventare pericolosa. Ma l'ideale per la nostra salute e quella del pianeta sarebbe utilizzare la plastica riciclata oppure di utilizzare meno plastica, soprattutto perché l'origine del composto che serve a fabbricare la plastica viene dal petrolio. Abbiamo tendenza a pensare che i composti della plastica sono stabili, invece il componente chimico è molto instabile, dunque diventa facile per una sostanza nociva diffondersi nell'acqua, come le bevande o gli alimenti che sono in contatto con le materie di plastica esposte al sole.
La ricerca scientifica ha scoperto che il policarbonato di bisfenolo A può provocare un cattivo sviluppo del cervello, aumenta il rischio di cancro al seno e agli organi genitali. Vari tipi di plastica bio sono fabbricati a partire dal petrolio come la plastica ordinaria. Spesso le industrie vendono plastica come bio anche quando non si tratta di plastica bio. Plastica biodegradabile è una plastica che in teoria dovrebbe distruggersi a contatto con microrganismi nell'acqua, il diossido di carbonio o certi biomateriali, ma attenti, la plastica biodegradabile non è sempre prodotta a partire da biomasse come le piante. Un'impresa newyorkese ha trovato un materiale per sostituire la plastica e coltivare una nuova sorta di plastica biodegradabile, d'aspetto simile al polistirolo. Questo materiale si comporta in modo analogo alla plastica, ma senza gli effetti nefasti. E per causa utilizza dei componenti prodotti a partire da un fungo. Allo stesso momento, efficace da un punto di vista energetico e interamente biodegradabile. Questa nuova plastica, creata dalla società Ecovative LLC, è costituita da un fungo che cresce in circa 4 giorni. Ma non è finita, esiste anche un altro fungo ideale che permette di fabbricare un materiale simile alla plastica, è il polipor, un fungo robusto e resistente che si sviluppa nei boschi. Ma capite cosa vuol dire questo? Questo materiale a base di funghi, che potrà sostituire la plastica, si decompone dopo un periodo di 5 mesi, contrariamente alla plastica tradizionale che continua ad accumularsi nei vortici. Ma chi ha trovato e cercato una soluzione? Ogni anno numerose associazioni organizzano sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti, ognuno ha le sue motivazioni, la difesa e la salvaguardia del litorale, riciclaggio di valutazione, ma purtroppo noi non possiamo agire direttamente nel mare. Così Bonje Slat, giovane studente olandese, ha avuto l'idea di utilizzare la corrente oceanica per catturare macroplastica, ha immaginato una barca con bracci per proteggere gli animali marini e che potrebbero ripulire gli oceani. Questa idea è stata testata e convalidata dallo studio di fattibilità. Permetterebbe di recuperare in 10 anni 70.000 tonnellate di macroplastica. Per realizzare questo progetto l'operazione viene lanciata direttamente dal sito della sua fondazione, The Ocean Cleanup, perché come al solito non ha i fondi necessari per realizzare un progetto del genere. Un altro progetto, The Pod Project, diretto dalla Fondazione Abundance Sea, è quello di creare un imbuto per catturare detriti di plastica e di stoccaggio. Questa non è l'unica funzione del dispositivo, che è stata progettata anche per la pesca commerciale. Ma oggi non esiste una soluzione a misura d'uomo. Tuttavia, possiamo ancora mobilitarci per evitare di aggravare la situazione. Ma vogliamo presentarvi la persona grazie alla quale noi abbiamo conosciuto il fenomeno e che cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica. Patrick Dixon ha studiato dettagliatamente il problema in qualità di navigatore, naturalista, ricercatore e ha già organizzato due spedizioni nel cuore degli oceani per raccogliere campioni e studiare la gravità del problema. Oggi ha bisogno di tutto il nostro appoggio per diffondere l'informazione e sensibilizzare il maggior numero di persone a questo disastro ambientale. Ringraziamo tutto il team della spedizione che ha appoggiato, aiutato e fornito tanto materiale per realizzare questo reportage, ma soprattutto per averci nominati piccoli ambasciatori in Italia della loro lotta. Facciamo i nostri auguri alla spedizione Settimo Continente, che riparte a breve per una nuova spedizione verso l'Atlantico. È evidente che noi possiamo intervenire tutti i giorni con dei piccoli gesti per ridurre la presenza di plastica, come per esempio noi potremmo eliminare le cannucce, poiché tutti i bambini possono mangiare e bere senza le cannucce, tranne i malati e i bebè. Noi potremmo comprare dei detersivi liquidi, riutilizzando recipienti vuoti e utilizzare dei detersivi naturali. Noi potremmo anche, acquistando detersivi naturali, ridurre gli imballaggi, diminuendo l'inquinamento. Tutto ciò vi sembra evidente, ma voi lo fate? Viviamo in una società frenetica, che non ha ancora inserito nei suoi valori la difesa della natura. Noi vogliamo comfort massimo a portata di mano. E i dibattiti ecologici spesso si disturbano. Bisognerebbe ritornare indietro nel tempo dei nostri nonni per salvaguardare questo pianeta, esattamente come hanno fatto loro per noi, ma noi, a differenza loro, non amiamo i sacrifici. Eppure basterebbe ben poco, fare qualche sforzo in più e acquisire questi gesti ecologici che conosciamo bene, per salvare il pianeta ma che ancora non facciamo automaticamente. Non pensate che il risultato ne valga la pena? Ma perché nessun governo interviene? Eppure si tratta di un problema mondiale.
Prima di tutto dobbiamo comprendere che solo l'opinione pubblica di massa riesce a smuovere le conoscenze politiche ed economiche. Dunque siamo noi che possiamo cambiare le cose. Tuttavia esistono dei motivi ben precisi per il quale gli stati del mondo non sono ancora intervenuti. Servono molti soldi per sostenere le spese necessarie a pulire un'isola di detriti in mezzo all'oceano, senza contare che i governi dovrebbero lottare contro gli interessi delle grandi società. E la maggior parte di questi vortex si trovano in acque internazionali. E ci sono reali preoccupazioni legali per chi è competente. Sono delle parti dell'oceano che sono poco frequentate da pescatori e navigatori, perché c'è poco pesce e poco vento. Dunque non c'è alcun interesse reale da parte di una categoria in particolare. Ci siamo trasformati in piccoli ricercatori del mondo scientifico. Abbiamo pensato ad alcune soluzioni. Per esempio, perché non raccogliere la plastica del mare e portarla nello spazio? Ma no, non vorrei mica inquinare anche lo spazio, è assurdo, significa spostare il problema altrove. Ma allora non ci sono soluzioni? Ma sì, bisogna prima di tutto sensibilizzare il pubblico e iniziare ad eliminare la plastica della nostra vita quotidiana. Ma io parlavo di una vera soluzione, per eliminare la plastica dagli oceani. Allora spero solo che il mondo scientifico reagisca, perché guarda che cosa può succedere se non facciamo nulla.